Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, super richiesto dopo l'unboxing che ho fatto pochi giorni fa, video su cosa c'è nel mio nuovo telefono, quindi sono qua per presentarvi tutto quello che c'è all'interno del mio nuovo bambino. Allora, stavo dicendo prima che vi interrompesse amabilmente il telefono che vi presenterò quello che c'è all'interno. Questo è un iPhone XR o XR, non lo so, da 64 giga, black, è nero. Adesso vi toglierò la cover e vi faccio vedere, mamma mia che ansia, che il telefono dietro è fatto così. Perché 64 giga? Domanda super gettonata. Hai speso così tanti soldi per un iPhone da così poca memoria? 64 giga è la memoria che io ho sempre avuto nei miei telefoni. L'ho sempre mantenuta vuota per circa metà della sua capienza. Quindi, per quanto mi riguarda, i soldini sono i miei e quindi andare a spendere ulteriori 100-200 euro aggiuntivi per memoria che non uso, non la trovavo una cosa geniale. Quindi ora mi sposterò e ci vediamo dopo. Allora, non vi riesco a far vedere il salvaschermo perché appena blocco lo schermo mi si interrompe la registrazione, quindi vi farò vedere soltanto questo, che è la mia schermata home. Per avere la famosa cartella libera, basta spostare tutte le app con il dito nella schermata a destra, diciamo, e così ve ne rimarrà una vuota per poter ammirare il vostro bellissimo sfondo. Io lo cambio molto spesso, non ogni giorno, però tipo almeno una volta al mese lo cambio, e questa volta ho messo questa foto mia, tra l'altro fatta con l'altro iPhone anche, quindi risale a ottobre. Di me appunto in reparto perché ero molto nostalgica e pensare che questo lunedì ricomincerò a lavorare in reparto è qualcosa che mi dà una gioia incredibile. Allora, Instagram. Questo è il mio profilo. È il mio profilo privato, tra virgolette, nel senso che non è privato, possono seguirmi tutte le persone che vogliono. Però è il profilo dove metto. È il profilo dove metto praticamente tutte le mie foto personali con i miei amici, tutta la mia vita praticamente. E qua nelle storie in evidenza metto le cose più importanti, diciamo. Poi invece ho questo profilo che utilizzo molto ultimamente e infatti si è visto il vostro incremento, dove invece faccio proprio storie, come vedete, faccio dei mini vlog, metto dei post ogni tanto un po' più corposi. Questo è il mio profilo dove vi aggiorno su tutto ciò che accade sul canale. Dopodiché, foto Safari, ecco, questa è l'app dell'anno. Forest è un'app di cui tantissimi mi chiedete. Io credo che ci farò veramente un video proprio solo su questo, quindi adesso stringo, vi dico solo che cos'è, ma aspettatevi presto un video solo su quest'app. È un'app per la concentrazione in cui voi dovete piantare questi alberi nella vostra foresta, che è vuota, ma vabbè, e in base alle ore in cui voi studiate. Non vi dico altro, però è molto carina, nonostante sia a pagamento, ma io ve la super consiglio se siete tipo universitari o anche se andate a scuola e se passate tante ore a studiare. Schermata principale, abbiamo tutte queste bellissime app, salterò quelle classiche che hanno tutti e passiamo a VSCO. VSCO è un'app con la quale edito le mie foto. Ho scelto questa perché è una foto che mi piace e che vorrei postare a breve. Quindi io vorrei editarla. Mi piace tantissimo il bianco e nero come effetto, però questa foto che ha dei colori molto sgargianti la vorrei appunto un po' intensificare. Il mio effetto preferito in realtà dipende, ultimamente mi piace molto M3, io ci metto veramente un botto a editare una foto perché faccio così continuamente, cioè cambio continuamente effetto e dico così o così, così ci metto tantissimo. Proverò con P5,
spesso li lascio quasi al massimo, tipo 9,5-10, dipende. Dopo averla salvata, spesso la vado a rieditare, cioè tolgo tutto ciò che c'è, gliela faccio tornare normale e metto un altro effetto. Io metterei a 5 perché fa la pelle un po' meno da fantasma. E vedete, li ho tutti e due di fianco. E adesso farò questa cosa di 1 o 2 per tipo mezz'ora e poi alla fine deciderò. Bene, YouTube Studio è l'app attraverso la quale risponde ai vostri commenti. La uso esclusivamente per questo. YouTube, cosa ve lo dico a fare? My Vodafone, cioè tutta la mia offerta con i minuti rimanenti eccetera. Ma l'ho aggiunta anche qui nel doc, non so come si chiama, in questa parte che è a sinistra. Facebook è privato, ma non lo uso praticamente mai. Il meteo lo uso tantissimo, nonostante non ci prenda mai, però psicologicamente è qualcosa che mi aiuta. Messenger è collegato a Facebook, ma è una di quelle app che uso ogni tanto quando tipo metto in vendita qualcosa su Facebook per rispondere alle persone. App Store. Ecco, Google Calendar invece me l'ha consigliato una mia amica, anzi grazie Marti, con la quale potete creare un'agenda virtuale. Io sono sempre fedele alla mia bellissima agenda di carta, non potrei vivere senza. Ma visto che sono usciti tutti i turni del tirocinio di appunto questi mesi, molto spesso mi ricordo che l'anno scorso in reparto molte volte mi chiedevano un cambio, oppure quando ero fuori mi arrivava un imprevisto. In questo modo ho messo tutti i miei orari già nel mio calendario e lo utilizzerò solo ed esclusivamente per il lavoro. Creiamo un nuovo evento, mettiamo un esempio, YouTube. Facciamo un esempio, ecco, colore predefinito è la mia parte preferita, fenicottero, ho sbagliato, bellissimo, e viene l'evento YouTube, non so per quando l'ho messo, per oggi, vabbè, è stupendo, veramente bello. Ho deciso di dedicarla appunto solo al tirocinio. Nella cartella Uni, invece, ho tutte queste app, libri, vabbè, un'app predefinita dell'iPhone dove ci scarica PDF. Outlook è la posta dell'università. iPrint and Scan è un'app per chi ha questa stampante che è la Braden, per poter stampare i file più facilmente. Genius Scan invece la utilizzo per fare la foto tipo alla pagina di un libro e questa pagina diventerà una foto in bianco e nero come se fosse scannerizzata. Uniware non l'apro perché c'è dei dati molto personali, tipo tutti i miei voti. È un'app che si sincronizza con la vostra università e vi aggiorna automaticamente tutti i voti verbalizzati, tutti gli esami che dovete dare, è molto comoda. Oh, andiamo nella seconda parte perché c'è un sacco di roba. Allora, cartella dei viaggi. Moovit, cavolo, c'è la localizzazione, mannaggia. È un'app per i bus di tutte le città, tutte le più grandi città, diciamo. Vi dice fra quanto arriva il bus, qual è la fermata più vicina a casa vostra, è molto comoda. Mappe. E Google Maps in realtà le metterò vicino. Trenitalia, Italotreno, li utilizzo per comprare biglietti. Airbnb invece è un'app che utilizzo per acquistare stanze nei bed and breakfast. E i viaggi che io ho fatto sono stati Roma, Milano e Torino. È molto comoda, trovate un sacco di offerte e io uso quasi solo questa. TaxiClick vi localizza e in base alla vostra localizzazione chiama automaticamente un taxi che arriva lì. TripAdvisor, mi piace tantissimo scrivere recensioni, sono molto cattiva. Spotify, non ho l'abbonamento, però la utilizzo per cercare nuove canzoni. Io vado su Spotify, vado su ricerca, nuove uscite e qua c'è tutte le nuove canzoni. Nelle note cose personali, FaceTime, SBN Ubu è per i ragazzi di Bologna e per le librerie, cioè cercate i libri e
vi dice in quale biblioteca è disponibile. AdSense invece la utilizzo per i pagamenti di YouTube, adesso qua dice 00 ma in realtà dovrei andare su pagamenti. Vi aggiorna su quando è stato saldato il vostro pagamento, quando è stato accreditato, eccetera. E infine Tinder, che è un'app che avevo scaricato quest'estate, tipo verso giugno-luglio, eppure poi non l'ho mai più tolta, è sempre lì. Ogni tanto compare la notifica. Shopping, allora, nella cartellina shopping abbiamo Octoly, che è la piattaforma dalla quale ordino i prodotti che poi voi vedete sul mio canale sponsorizzati. PostePay e PayPal sono i miei due conti con cui compro online praticamente, e su Depop invece vendo cose. Comunque andate a fare un salto che troverete sicuramente cose carine. In utilità non ve le leggo neanche, fate da su. Qui veramente ci divertiamo. Wow, Unfold la utilizzo per creare delle stories per Instagram fatte un po' meglio, nel senso tipo questa, ok, avete capito. Layout per fare i collage di Instagram, quindi quadrati, e come sapete io amo i collage con la doppia foto, ne metto tantissime. Uji è quell'app che vi fa praticamente foto. Come vedete vi fa foto di questo genere, tutte un po' antichizzate, con questo effetto che ve lo piaccia da solo. PixArt e PS Express le utilizzo per YouTube. Con PixArt aggiungo delle emoji, invece PS Express faccio dei collage per fare le miniature dei video. Play Memories serve per collegare la mia Sony, quella, la macchinetta compatta, quando faccio delle foto me le passa automaticamente nel telefono grazie a quest'app. Fotocamera, Square ID per mettere il bordino bianco alle foto, ma non la uso da un sacco. Su LalaLab invece, oltre a collaborarci, ci ordino un sacco di cose perché mi piace tantissimo come app. Questo è il mio codice e come vedete questo è lo scambio, diciamo, io vi offro 5 euro e voi li date a me. Bene, poi cosa è rimasto? Brillar lo utilizzo per fare video dove tutto brilla praticamente. Vi faccio un esempio. Ecco, per farvi un esempio, qualsiasi cosa voi andiate ad inquadrare brillerà, anche la spazzola del cane brilla. E con Fonto invece aggiungo semplicemente le emoji alle foto. Salute PC è l'app per il ciclo. Io ho l'unicorno, è molto carina, potete aggiungere veramente, cioè, di tutto e di più. Sintomi, stato d'animo, rapporti, autoesame del seno, cioè tutto. Salute, Stats, la utilizzo per quando cammino. Mobike, applicazione con cui prendo le Mobike, le bici rosse che ho saputo essere in tutta Italia e non solo a Bologna. E Tabata, ve l'ho già fatta vedere, la utilizzo per i miei allenamenti e la uso per quando faccio addominali. Sono delle serie già suddivise da voi, è molto comoda. Giochi, vabbè, ho questi in realtà, Temple Run lo conoscete tutti, uno gioco di carte, quattro immagini una parola, dovete completare, vedete questa cosa con scritto le paroline, adesso sono ad un livello bassissimo quindi sono facilissime, però andando avanti non tanto. Springfield è il gioco dei Simpson e dovete costruire la vostra città. Siamo arrivati alle ultime due app, è lunghissimo questo video. Allora, Fat Secret è un'app a segnare tutto ciò che mangio in un giorno. Adesso arriveranno le haters e diranno: ma che cosa vuoi segnare? Devi mangiare. In realtà non lo faccio assolutamente per dimagrire, volevo sapere quali fossero le mie calorie, diciamo, giornaliere. E voi aggiungete ogni alimento che mangiate, vi conta le calorie e a fine giornata vedete se avete sforato. Reports, ora chi mi spia non lo farà più dopo questa cosa, no scherzo. È un'app con la quale io monitoro tutto ciò che su Instagram esiste,
Quindi, per una questione di privacy, non vi aprirò la sezione questa qua, non ve la apro. Però qua ci sono una lista delle 20 persone che osservano di più il vostro profilo. Follower persi, niente. Ogni tanto mi diverto a vedere chi mi unfollow. Questo è quello che c'era nel mio telefono. Interrompiamo la registrazione. Siamo giunti alla conclusione di questo video. Io vi ringrazio per averlo guardato, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche suggerimento di nuove app che secondo voi sono utili, che mi potrebbero servire, beh, siete benvenuti qua sotto, lasciatemi un commentino e andrò a scaricarmi e guardarmi, insomma, le app che mi consiglierete voi. Quindi io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!